Prende il via il progetto 50 anni di Fiat nelle scuole, promosso dal Consorzio Industriale del Lazio insieme al Comune di Piedimonte San Germano, alla Proloco di Piedimonte San Germano e con la collaborazione del gruppo Stellantis. Il progetto punta a raccontare ai giovani la storia dell'insediamento industriale, la Fiat appunto, che mezzo secolo fa cambiò le sorti non solo del Lazio meridionale, ma della geografia industriale dell'intera regione e parte anche di quelle confinanti. I ragazzi saranno chiamati a partecipare a un concorso per raccontare la loro visione industriale. Il primo incontro si è svolto a Piedimonte San Germano, il comune che ospita lo stabilimento Stellantis. Nei prossimi giorni si terranno appuntamenti di presentazione con gli studenti di altri centri della provincia di Frosinone. Un progetto molto importante, adesso tocca ai ragazzi con la loro fantasia, con la loro creatività, raccontare il futuro dello stabilimento Stellantis. Noi non dobbiamo abbassare la guardia perché Stellantis e prima ancora Fiat ha dato molto a questo territorio, a questa provincia e a questa regione. Un pezzo importante, il più importante della nostra economia, e quando dico Stellantis dico anche il tessuto delle piccole e medie imprese. La sfida è il futuro, è l'innovazione, è la ricerca, e noi dobbiamo mettere in campo tutti gli strumenti per tenere, diciamo, questo gioiello a Piedimonte San Germano, che è parte importante dell'economia della nostra regione. 50 anni di Fiat nelle scuole, questa è la seconda iniziativa dopo l'anniversario celebrato il 15 ottobre 2022 proprio qui nella Casa Comunale, insieme alle tante istituzioni che presero parte a questo evento. Adesso vogliamo raccontare la storia della Fiat e del cambiamento economico e sociale di questo territorio ai nostri ragazzi delle scuole medie di tutta la provincia di Frosinone insieme al Consorzio Unico del Lazio, e soprattutto avere da loro un contributo, ovviamente un'opera intellettuale, rispetto a quelle che sono appunto le sorti future dello stabilimento e di questo territorio. Un'iniziativa che vede coinvolti i ragazzi non solo del comune di Piedimonte, ma di altri comuni e istituti comprensivi della provincia, in cui abbiamo lanciato loro la sfida di creare un elaborato su come vedranno la prossima realtà industriale del nostro territorio.